Riccardo Brosco, per commentare soprattutto quello che è successo nella finale. Riccardo, avete rischiato un paio di volte, Piovaccari ha esaltato Sommariva, o se volete ha appoggiato il pallone a Sommariva, poi quell'errore di Lescano vi ha condannato, anche se non è corretto parlare dell'errore del singolo. No, sicuramente è un errore che può capitare. Può succedere a tutti, la cosa che dispiace è che è successo al 94esimo e quindi non c'è avuto neanche il tempo magari di fare un arrembaggio finale e cercare di riprenderla. Dispiace per l'espulsione, sicuramente si poteva fare meglio tutti, era una partita sicuramente da vincere, sapevamo che stiamo affrontando tutte le squadre allo stesso modo. Ci aspettano 5-3-2 dietro e dobbiamo essere pazienti e non nervosi nel cercare di trovare la via del gol. Purtroppo non è facile giocare sempre con squadre schiacciate dietro, però noi siamo il Pescara e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni affinché insomma, si possano creare più occasioni da gol e cercare di rischiare di meno. Ecco, hai toccato l'episodio del rigore, Riccardo. In cronaca abbiamo discusso spesso se era giusto o meno l'uscita di Plizzari così fuori dall'area. Ma ci spieghi un po' cosa è successo, perché comunque avete permesso un movimento un po' troppo facile, secondo me, all'attaccante del Giuliano. Sì, c'è stato uno scambio tra me e Bobben, lui era diventato il centrale di destra, io il centrale di sinistra, perché l'attaccante aveva tagliato in precedenza. Su quella palla libera dobbiamo stare più attenti e scappare prima. Poi ovviamente Pilizza ci poteva mettere una pezza, però l'errore è partito soprattutto da noi. L'ultima ti chiedo, hai analizzato tatticamente il momento del Pescara, quando si chiudono questa squadra fa fatica, ti chiedo invece di analizzare il campionato a 360 gradi, Foggia che arriva a meno 5, Cerignole a meno 6 e c'è lo scontro diretto sabato prossimo. Quanto è importante blindarlo questo terzo posto? Sicuramente è importantissimo, sappiamo che nella condizione psicologica in cui siamo dobbiamo stringere i denti perché come ho detto siamo il Pescara, quindi non ci possiamo permettere di ulteriori passi falsi, dobbiamo stare più concentrati e cercare di trovare più soluzioni perché tutte le squadre adesso ci aspettano così e quindi dobbiamo essere un po' più cattivi, ma non è una questione solo di cattiveria, è anche una questione magari di movimenti, e sono anche tanti nuovi quindi non è facile magari inserirsi subito nei meccanismi di una squadra. Eppure Riccardo, con il Potenza sembravano risolti tutti i problemi. Oggi il Potenza ha vinto, Potenza la settimana scorsa ha subito il gol del pareggio solo al 90esimo, quindi non è che si parlava di una squadra così scarsa, eppure il Pescara lì ha fatto bene. Sì, succede che, come ho detto prima, le partite sono tutte uguali, poi è chiaro che se la sblocchi, riesci a fare due gol subito al primo tempo, con le due occasioni che hai, le butti dentro, poi le squadre devono per forza alzarsi e venirti a prendere, allora in quel caso le qualità individuali diciamo risaltano perché abbiamo gente di gamba, gente forte nell'uno contro uno e quindi se ha spazio dietro ovviamente è facilitata. Quella è stata una partita a sé che siamo stati bravi e anche fortunati a riuscire a fare subito due gol, però non tutte le partite sono uguali e sappiamo che anche questa partita se riuscivamo a sfruttare subito le occasioni poteva essere una partita in discesa, invece purtroppo è andata così, sull'1-0 magari potevamo fare il 2-0 in contropiede oggi, invece c'è stata l'espulsione e quindi la partita poi si è messa in una maniera diversa. È chiaro che la squadra ce l'ha messa tutta, secondo me, perché eravamo in 10, è chiaro che è un errore individuale che può succedere a tutti, come ho detto prima, ha condizionato il finale, che mancava un minuto, insomma. Ti chiedo proprio l'ultima, Riccardo, perché hai centrato bene l'argomento, però c'è una cosa che ha preoccupato un po' oggi. Dopo il gol del vantaggio e prima dell'espulsione, quindi ti parlo quando il Pescara era avanti 1-0 in parità numerica, lì il Giuliano comunque vi aveva preso campo e vi aveva fatto abbassare. Ecco, lì magari si doveva vedere qualcosa di diverso? Sicuramente non è stata la nostra miglior partita, questo è inutile che ci nascondiamo. È chiaro, noi prima stavamo parlando a livello tattico, ma adesso, cioè, a livello ovviamente si può fare sempre di più. Noi siamo, come ripeto, il Pescara e quindi dobbiamo sempre dare qualcosa in più degli altri, soprattutto in casa davanti ai nostri tifosi che dispiace insomma che vedano un'altra partita del genere.